faccio di lanciare la mia frolla per averla più o meno croccante, più o meno friabile, lavoro su dei parametri che sono fondamentali. Avete presente tutti come ha fatto un mixer che usano i musicisti? Prendiamo un mixer a tre canali, immaginatevi il mixer a tre canali. Il canale centrale è quello della farina e lo metto al massimo del suo volume, 500 grammi. Non so se capite il riferimento volume verso peso, ma rende un po' l'idea visivamente. Se il canale della farina è alla massima potenza, cioè 500 grammi, i due laterali sono lo zucchero e il burro. Se io parto da due coefficienti messi a metà del peso della farina, 2,50 di burro, 2,50 di zucchero, ottengo già la tipologia Milano. La frolla Milano ha proprio metà del peso della farina di burro e metà del peso della farina di zucchero. Questa frolla sarà abbastanza croccante, molto indicata per fare i gusci delle crostate, ad esempio anche la pastiera napoletana, la crostata della nonna, tutte quelle crostate che devono avere il ripieno all'interno. Utilizzerò il guscio con la frolla Milano. Manca un elemento in questa frolla, l'uovo, non l'ho nominato, usiamo coefficiente 10. Su un totale di 1000 grammi dati da 500 di farina, 250 di burro, 250 di zucchero, diviso 10 fa 100 grammi, inserirò 100 grammi di uova intere. Uova intere perché ho la parte del tuorlo che ha al suo interno del grasso e poi ho la parte dell'albume invece che è solo acqua e proteine, per cui ho una via di mezzo di croccantezza e friabilità. Se questi parametri, non toccando mai quello della farina, comincio a muoverli, mettiamo che aumento lo zucchero e calo il burro, cosa ottengo? Una frolla molto 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 croccante. A cosa posso usarla una frolla molto croccante? Biscotteria della pasticceria regionale, se vedete Buranelli, tutte quelle pasticcerie diciamo regionali della tradizione contadina erano molto molto croccanti come frolle. Per cui in quel caso lì posso fare anche degli elementi da attaccare sull'albero di Natale perché non si disfa quella frolla. Se faccio invece dei biscottini degli alberelli di attaccare sull'albero di Natale e uso una frolla friabile, questi si sbriciolano e me li ritrovo dopo qualche ora per terra. Uguale se devo fare dei biscottini per essere trasportati in viaggio, se io utilizzo una frolla croccante riesco a gestire il viaggio. Se li faccio con una frolla friabile, pur essendo ottima dal punto di vista gusto perché mi si scioglie in bocca, i biscotti arriveranno briciole. È questo che bisogna comandare, la giusta friabilità. Adesso io oserò su una frolla molto molto friabile. Cosa faccio con i miei parametri? La farina la tengo al massimo del volume, 500 grammi. Il burro comincio a farlo salire a 400 grammi e contemporaneamente abbasso lo zucchero. Cosa ho fatto in questo mixaggio? Ho aggiunto del grasso che mi apporterà ulteriore friabilità. Ho abbassato gli zuccheri che mi portavano croccantezza. Il risultato sarà una frolla che mi si scioglie in bocca. Questa frolla bisogna saperla utilizzare, come vi dicevo prima, no crostate o comunque qualcosa che va trasportato perché mi si sbriciola, ma invece come elemento nella pasticceria moderna io faccio un tamponcino sotto la mia monoporzione. Voglio che il mio cliente la tagli col cucchiaio senza dover forzare con forchetta e coltello. In quel caso lì avrò bisogno di una frolla molto friabile che si taglia col cucchiaio.